Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale Rita Chef Channel. Oggi siamo insieme per preparare un piatto della tradizione della mia regione, un piatto del Lazio. In particolare ormai è romano, dell'Alto Lazio, comunque prende il nome da una cittadina che si chiama Amatrice, che purtroppo per ovvi motivi noi tutti conosciamo molto bene. Allora, prepariamo insieme bucatini alla matriciana. Andiamo a vedere insieme gli ingredienti. Bucatini, piccola quantità, perché questo video sarà soltanto a scopo dimostrativo, ok? Voglio farvi vedere come io preparo la mia matriciana. Quindi, bucatini, pecorino, guanciale di Amatrice, un pezzo di cipolla, diciamo che io ho tagliato la calotta della cipolla, vedete? L'ho ben lavata e ce l'ho ancora con tutta la buccia. Polpa di pomodoro, pepe, sale. Olio che molto probabilmente ne userò un filo soltanto a crudo perché useremo il guanciale che è già di per sé molto grasso e voi sapete che io tendo a fare una cucina comunque piuttosto delicata. Allora, primo passaggio, ho l'acqua che bolle, quindi vado ad alzare il gas e butto giù la mia pasta, così nel frattempo che noi andiamo a preparare la salsa i bucatini andranno già in cottura. Dopodiché padella assolutamente vuota, vedete? Me la faccio scaldare per bene, nel frattempo abbasso i bucatini. Faccio scaldare per bene questa padella. È sufficiente. E guardate. Lo sentite come sprigola? Lo sentite? Senza olio, perché andrò a far sciogliere il grasso del guanciale. Lo voglio rendere leggermente croccante, ok? E utilizzerò come unico grasso della mia salsa il grasso che fuoriuscirà da questo guanciale, che poi non sarà poi così tanto, eh? Lo lascio scaldare molto velocemente, metto su una macinata di pepe, logicamente non sale, e guardate che faccio con la cipolla. Ora che il guanciale comincia a soffriggere, prendo questa cipolla e vado a fare così, questo lavoro, perché vado a profumare con la cipolla il mio piatto, ok? Ma non la vado a lasciare all'interno, quindi veramente darò soltanto il profumo. Ecco perché, vedete, userò la parte esterna, no, come fosse un piccolo manico per adoperarla. Basta qualche secondo, ok? Vedete? Come sta fuoriuscendo il grasso, diciamo. Alzo leggermente il gas. A questo punto tolgo la cipolla perché è sufficiente, vedete come si è già. Potrebbe già sfogliarsi perché già il calore gli è arrivato. Però io la tolgo a questo punto. E anche il mio guanciale per il momento è pronto. Quindi guardate, prendo una schiumarola e me lo vado proprio a togliere. Lo rimetteremo dentro in un secondo tempo, in un secondo momento. Ora su questa padella io ci verso il pomodoro. Eccola. Ora il pomodoro andrà a prendere tutti i profumi che la cipolla e il guanciale hanno lasciato all'interno della padella. Ok? Soltanto a questo punto metto un filo, ma veramente un filo di olio. Ecco. E lascio andare per 2 minuti di orologio.
Vedete come bolle la salsa di pomodoro? A questo punto, la salsa della matriciana, non di pomodoro. A questo punto io mi rimetto dentro il mio guanciale. Perché ho fatto questo passaggio? Perché io voglio che il guanciale, innanzitutto all'inizio, perda tutta la sua parte grassa, e quella parte grassa, come vi ho detto, la utilizzo per la mia salsa, ok? Dopodiché l'ho reso leggermente croccante, quindi non lo faccio lessare dall'aggiunta del pomodoro, ok? Quando vado a mettere il pomodoro, il guanciale non c'è assolutamente, per cui il pomodoro prende tutto il profumo del grasso del guanciale e della cipolla, il profumo che la cipolla ha lasciato in padella, va bene? Nel momento in cui vado ad aggiungere il guanciale, il pomodoro avrà già i suoi 3 minuti di cottura, quindi sarà un valore aggiunto in più. Non rischio che il guanciale mi si lessi, venga lessato dal pomodoro, ok? Ora 2 minuti d'orologio e andiamo a scolare i bucatini all'interno. Siamo pronti per scolare i bucatini. Non potete immaginare che profumo. Una bella saltata. Adesso aggiungiamo il formaggio, senza esagerare, perché il pecorino comunque è forte come gusto, per cui non serve abbondare. E la matriciana di Rita è pronta, quindi vado a preparare il piatto. Ecco fatto il mio piatto di bucatini alla matriciana. A questo punto una macinata di pepe molto grossolano e la nostra matriciana è pronta. Provate a farla e fatemi sapere sui commenti che cosa ne pensate di questo piatto. Ora solo una semplice parola. Io questa sera voglio pensare a tutte quelle popolazioni colpite duramente dal terremoto e ho veramente la speranza che il governo italiano faccia qualche cosa per accelerare al massimo la ricostruzione di Amatrice. Detto questo, un grande abbraccio a loro e un grande abbraccio a tutti voi, con il mio grande grazie per aver seguito questa video ricetta. Ciao a tutti da Rita.